questa è Simona che studia il menù dei granchi. Perché stasera siamo in un ristorante che cucina solo granchio. È una catena anche famosa. Senti, scusa, guardate quanti menù ci sono. No, bevino, questo è da 4-8? No, è questo qua. Ah, già l'hai trovato? Sì, costano quelli. Da 2.000 quelli più economici. Guarda questo qua da 10.000 super ricchi. Che c'è il granchio aperto. Questo da 10.000 è bellissimo, devo prendere questo? No. Ah, ok. Meglio non spendere 100 euro, anche se è l'ultima nostra sera qui. Decideremo di prendere questo. Abbiamo voluto scegliere tra salviettina calda e fredda ed abbiamo scelto quella calda. Per pulirci le mani. Per pulirci le mani. Prima e durante il pasto. Perché mangiare il granchio sarà una bella impresa. Eh sì, infatti ci hanno messo anche il tovagliolino per evitare di... Cos'è, il bavaglino? Il bavaglino? No, non è un bavaglino, è comunque un tovagliolo proprio ampio. E poi la sciccheria, il poggio a bacchetti a forma di granchietto. Bellino. Già sta registrando. Ciao, questa è la nostra ultima sera a Tokyo, quindi abbiamo voluto regalarci questa cena speciale di granchio. Qui danno anche il tovagliolo per mettere sulle gambe, credevo fosse un'usanza tutta europea, invece forse si sa pure più, l'hanno copiato, non lo so. Qui ci siamo dovuti togliere le scarpe per entrare perché loro si sta sui tatami e comunque sui tavolini giapponesi. Questo secondo te che serve? Questo io ho visto, ho copiato dal tavolo accanto, ho visto che ci buttavano le bucce, come si chiamano? Le bucce di granchio. Le bucce di granchio. Adesso studiamo per evitare di fare ulteriori gaffe, ma in caso penso sia proprio per quello. Oltre al poggio a bacchetti a forma di granchietto c'è lo scavacchele di granchio di legno. E poi le bacchettine che non sappiamo usare ovviamente, le bacchettine sì, no, questo affare è la Geggio uccidi che la di granchio, no, veramente è già morto. Vabbè, vedremo, poi inventeremo. Ecco, oltre a due belle birre fredde ci hanno portato una vaschetta con acqua profumata calda per pulirsi le mani durante il pasto. Per cominciare abbiamo sashimi di granchio, il granchio con la salsa di soia. E questo penso il sia granchio, cotto. No, non lo so come, forse cotto perché non ha detto sashimi, con salsa vinaigrette, che è un aceto. Vediamo Simona, le prese con una che... No. Ha vinto il granchio. Appena cominciato ho già vinto il granchio. Eccola, eccola, ci riesce. Com'è? Buono, buonissimo. Ah, ecco, va direttamente dalla chela. Ecco Mario che litiga con il granchio, ma lui è molto più bravo di me a mangiarlo. Guardate questa. Beh, importantissimo. Sei ribellata. Adesso proviamo a mangiare un po' il peso. Madonna. Fantastico. È buonissimo, sì. Veramente buono. Vabbè, io continuo. Mi ha portato il chawanmushi. Buono. Ecco. Che è una zuppa a base d'uovo spettacolare. Funghi e dentro c'è anche il granchio. Funghi, sì, in questo caso il granchio. Di solito c'è il gamberetto. C'è il polipo o il gamberetto? Il pollo o il gamberetto. Ecco Simona alle prese con il sashimi. No, prima mi era venuto fuori benissimo. Perché devi usare quell'altro oggetto. La vedo una cosa complicata e lunga. Prima era stato un attimo, quando tu non mi stavi riprendendo.
guardata, è bravissima. Che parte fatta? Eccolo. Che non è proprio questo il modo. Allora, che ne dici? Niente, che devo dire? Si scioglie in bocca. Una meraviglia. So greche? So greche, so olive. Come so? Come so? So, so granchi. So granchi, buoni però. Ecco Mario, che degusta il sashimi. Io sono innamorato del cuoco e anche del granchio. Soprattutto del granchio. Vorrei sposarmi un granchio crudo così da mangiare. Grazie, questo mi gratifica molto. Hai sentito che cos'è? Dillo, stai godendo come un maiale. Meglio delle ostriche, meglio di tutto. Spettacolare. Mi accingo a mangiare uno dei miei piatti preferiti. Ma dopo quel sashimi però non so se può andare in crescendo questa cena. Non lo so, il sashimi era qualcosa di fantastico. Guarda. Che non ho voluto riprendere Simona che succhiava le chele. Sì, sì, mentre ci che praticamente ci stava girando mezza sala. Com'è il ciambu? Buono. Buono detto così significa che niente di che. Beh certo, il sashimi. No, però buono. Ecco, la cameriera che parla anche qualche parola di italiano. Ci ha appena portato del granchio fritto. È qualcosa che non so cosa sia. Secondo te? Sembra quasi una crepe, però non lo so. Si mangia con il cucchiaio. Una besciamella, granchio con la besciamella. Con formaggio? No, voglio forse sì. Non lo so. Buono. Una besciamella. Una fonduta di granchio. Buona. Ciao, tumulatemi qui. Che devo chiedere alla signora se mi adotta. No, no, prima a me. Facciamoci adottare insieme. Vabbè. In Italia praticamente servono le chele di granchio fritto. Ma voi non avete idea di che cosa sono le chele di granchio fritto. Cioè, quella roba che mangiamo non sono chele di granchio. Questo hanno un gusto che... Non lo so, ci dovete venire. Cioè noi ci stiamo ripetendo, ci dovete venire, mangiate, è buonissimo. Dalla prima cosa che ci è arrivata. Vabbè, così. Ed ecco un altro piatto di frittura che non sappiamo nemmeno se era in menù. Non lo so, perché comunque non mi sembra. Ci è sembrato tipo una sorpresa, un omaggio. Poi adesso controllo. Beh, io comunque sono già sazio però. Allora mangerò tutto io. Non ci pensare proprio, perché siccome è troppo buono. Non so se questo ce l'hanno offerto o no. Perché nel disegnino non c'è, per cui non lo so se sostituisce qualcos'altro che forse non avevano. Lo scopriremo tra un po'. Nel mentre mangiamo. Mentre mangiavamo la frittura, ci hanno riempito di altro cibo. Un'altra quintalata di rosa. Hanno portato due di queste cose. Guarda, però la tua forse è più pratica. Con dentro il riso e il granchio a cuocere e poi il sottaceti è una zuppa di miso che non mi si apre così. Ecco. Beh, perché c'è il granchio dentro. Prova qua. Perché c'è il granchio dentro. Una zuppa di miso con granchio e alghette. Non vedo l'ora di provarla. Simona all'ennese col suo granchio. Cioè alla fine oggi ci saremmo mangiati tipo tre granchi a testa come minimo. No, penso sia uno grande, non lo so. Non lo so, polpa è tanta, c'è tanta polpa. Questa la mangio dopo.
Sono nati per soffrire. Questa è la sofferenza. Per concludere, i dolcetti al cioccolato. Dolcetti al cioccolato. E tè verde. Con tè verde. In realtà potevamo anche scegliere tra vari tipi di dolci, tra vari tipi di gelati. Però dato che il gelato l'avevamo mangiato a merenda, abbiamo preferito buttarci sul cioccolato per addolcire questa notte. Ma in realtà tu mai copiato, va bene. Va bene, sì, ti ho copiato. È buono? Sembra salmi di cioccolato. Sì. Beh, anche il dolce e il tè sono finiti. Fai vedere il conto, quanto è? Sono 11.060 yen, l'equivalente dei nostri 90 euro, 92 euro, almeno col cambio che abbiamo avuto noi del yen, ma in realtà in Italia non sarebbe mai stato così basso il conto, perché voi non vi rendete conto la quantità di granchio che abbiamo mangiato. Ogni piatto che veniva a tavola come minimo era un granchio, perché c'erano due chele e il corpo, quindi comunque calcolando che forse avremmo mangiato 3-4 granchi a testa, ma proprio poi belli, belli polposi, quindi comunque non era la cheletta rinsecchita che ciucci solamente e non esce niente. Ah, il sashimi, mon amour. Vabbè, domani prenderemo il volo con un ulteriore buon ricordo di Tokyo, del Giappone, e con la speranza di tornare presto. Questi sono gli amici granchi che ci siamo mangiati prima. Poverini, adesso vederli vivi mi sento in colpa. Adesso li salutiamo con rispetto. Mamma mia, quanto erano buoni.